Ma buongiorno, come state? Spero tutti bene. Abbiamo iniziato con una ripresa un po' diversa. Finalmente siamo ritornati per passare i nostri martedì mattina insieme, come sempre alle 9:30. Non cambiamo orario, non si cambia niente se non magari qualcuno in più e speriamo non qualcuno in meno. Io sono sempre qui. Ho finito le vacanze, forse, non lo so. Vabbè, quelle estive sicuramente le ho finite. Come le avete finite anche voi, credo, e da cosa mi avete raccontato, perché siamo stati insieme nel nostro martedì mattina, il primo, come ripresa, insomma, dopo la pausa estiva, eravate tantissimi e abbiamo parlato di viaggi, in qualche modo, insomma, soprattutto i miei viaggi che ho fatto quest'estate, perché voi siete stati un po' tirchi, si vede che dovete di nuovo entrare un po' nell'ottica, insomma, di raccontarvi. Abbiamo parlato anche un po' del fatto che, insomma, l'inizio, no? Come sempre, il primo inizio, il ritorno o iniziare qualcosa è sempre un po', non dico sconvolgente, ma ci lascia sempre un pochettino così interdetti, no? Da dire, ma cosa facciamo? Cosa dobbiamo fare? Eh sì, questo è un po' perché è stato citato il fatto come se fosse il primo giorno di scuola, no? Che quindi ritornare a scuola, rivedere gli amici, condividere quello che si è fatto nell'estate, la passione, oppure il primo giorno di scuola effettivo in cui, insomma, un po' titubanti, no? Non sappiamo chi troveremo magari vicino a noi, se riusciremo, insomma, a fare amicizia e quindi, in questo caso, chi si approccia per la prima volta a questo canale dice, ma non lo so, verrò accettato, insomma, da tutti quelli che ci sono. Ma certo, l'abbiamo sempre detto, assolutamente sì, che venite accettati, anzi, per noi è un piacere ingrandire questa community e diventare ancora più amici, quindi, insomma, mi sembra che questo sia un bel inizio, un bel proposito, per questa nuova stagione. Una nuova stagione, come dicevo, sì, vedrà protagonista anche i vinili, come ha chiesto Roico la prossima settimana. Dalla prossima settimana mi impegno a cercare un vinile. Questo era un po' di nuovo di rodaggio. E metteremo anche un tema, così riusciremo anche a parlare di un po' di cose. Ma che cosa mi avete raccontato? Beh, sicuramente che è stato per voi un piacere, insomma, ritrovarci, e lo è stato anche per me, ve lo dico, cioè sono sincera, non vedevo l'ora, insomma, di ritrovarvi. Abbiamo fatto gli auguri a Claudio perché in realtà ci seguiva dall'ospedale, stava facendo un pre-ricovero, quindi insomma, speriamo sia solo un interventino, una cosa di routine, che non sia niente di grave. Quindi Claudio, forza, in bocca al lupo e naturalmente faccio sapere poi come è andato il tutto. Enzo, che mi ha invitato ancora una volta ad assaggiare la vera pizza napoletana, ma in Toscana. E quindi ho detto, va bene, dai, organizzeremo, verrò a provare questa pizza napoletana in Toscana, per confrontarla con nell'averla mangiata effettivamente a Napoli, però come dicevo, insomma, fa molto il prodotto che si usa, ma soprattutto anche l'acqua in questo caso, quindi l'acqua aiuta anche molto a cambiare forse anche i gusti. E dicevo che il bello anche di questa community qual è? Quella di poter condividere, no? Quello che facciamo, che stiamo facendo, i luoghi dove siamo stati, magari dare qualche indicazione, qualche suggerimento, magari anche dove venirvi a trovare se avete un'attività, perché no? Perché è questo il bello dicevo, della condivisione. E poi, insomma, tra i vari viaggi c'è chi è andato forse un po' più distante, beh, rispetto a me sicuramente, come Luciano, che è andato a Santo Domingo dai parenti, visto che la moglie è domenicana, e ci diceva, mamma mia, oh, ritornare dopo un mese laggiù, riprendere i nostri ritmi è veramente difficile. E sì, perché i nostri ritmi sono assolutamente difficili, perché siamo abituati a fare sempre tutto di corsa, no? Però è anche giusto che ogni tanto i nostri ritmi si fermino un pochettino e che in qualche modo, insomma, ci diano l'opportunità anche di pensare a come abbiamo vissuto in un certo modo e quindi cercare di riproporlo anche qui, all'interno, insomma, della nostra quotidianità. Tra l'altro, insomma, mi fa piacere anche, scoprire e capire che, siete in tanti.
che avete piacere che io esca di nuovo a raccontarvi non solo eventi, ma anche di luoghi all'aperto. È stato citato la Seggiovia in montagna. Ebbene, vi dico che sto prendendo contatti per andare a visitare una miniera di talco e quindi sono curiosa, insomma, di poterla visitare e raccontarvela, e poi insomma ho ancora delle cose in sospeso che vi devo raccontare prima o poi, dai, in questa nuova stagione ve le mando, ve le posto, perché non è possibile, ogni volta dico e poi non faccio mai, ma questa volta le posto, promesso. Detto questo, ci ritroviamo assolutamente, guardatemi di qua, ok, ci ritroviamo assolutamente martedì prossimo. Datemi anche voi magari un tema, così ci organizziamo per parlare anche di questo tema. E nel frattempo, come sempre, vi ricordo di potermi trovare su YouTube, ma anche sul canale Patreon Simona, non solo radio. Arriva anche YouTubeando, ancora quello vecchio, ma anche uno nuovo. E quindi non vi svelo niente di più, ma vi invito a rimanere con me. E naturalmente potete anche scrivermi a imcalib1@libero.it. Con questo è tutto, grazie per essere tornati. E allora vi mando un grande bacio, vi saluto, vi abbraccio e ci si vede nuovamente martedì prossimo, come sempre qui alle 9:30. Ciao!